perché non riusciamo per formazione, per vizio, a fare un giornale che sia specchio di una complessità nel quale quindi c'è il buono e il cattivo compresenti. Ed è forse anche per questo che i giornali sono in crisi, perché non se ne può più di leggere solo il negativo. Questo è un po' di domande che mi sono venute e che riunisco assieme. Cioè, mi ha fatto 5 domande in 10 minuti, io dovrei rispondere in 3. Allora, parto da lui, ma questo, beh, è sempre così, anche quando mangiamo il panino. E quindi poi non mangiamo il panino, ma ci mettiamo 3 ore. Allora, parto dall'ultima, le buone e le cattive notizie. Vabbè, è regola aurea che bad news is good news, quindi le cattive notizie per un giornale, per un giornalista, per l'informazione sono buone notizie.